La giornata di oggi è importante perché quello che abbiamo lanciato, rilanciato insieme all'assessora Bora è un'urgenza del nostro territorio e realisticamente con molte criticità, perché viene fuori che le botteghe sono molte di più di quelle che noi riusciamo, come dire, ad aiutare. La necessità della formazione è maggiore e quindi è nato un discorso, secondo me realistico e serio, di come veramente interfacciare un anziano con un giovane, che cosa fare nelle scuole, come portare avanti questa manualità, per non perdersi in discorsi, ma provare a dare il via ad un ricambio generazionale di mentalità che costa fatica. Mi ritengo soddisfatta perché ho visto lavorare su alcuni punti forti, ma ragionare molto sui punti deboli. Si tratta di una grandissima opportunità pensata soprattutto per i più giovani che possono avere la facoltà di frequentare per 12 mesi la bottega di un maestro artigiano. Regione Marche finanzia 40 percorsi formativi che dà la possibilità da un lato al ragazzo di accedere in bottega, di percepire 600 euro al mese per 12 mesi e al maestro artigiano di ricevere un contributo di 700 euro al mese a fronte comunque di nuova linfa che ha all'interno della propria bottega. L'auspicio è quello di cercare di creare nuova occupazione, soprattutto insomma giovane, di preservare l'esperienza nel settore artigiano che fa dell'artigianato uno dei simboli del Made in Marche e appunto attraverso la presenza dei giovani cercare di innovare anche questo settore che è appunto un settore trainante dell'economia della nostra regione. A termine di questo bando ce ne sarà un altro di 200.000 euro che andrà a finanziare la creazione di nuove imprese da parte di quei giovani che magari ecco, al termine di questa esperienza decideranno di avviare una propria bottega.